Sulla nuova patch 1.1 di Wuthering Waves, ricca di godo e ricca di gnagna. Non entravo da qualche giorno su Wuthering Waves, incredibile. Ed è successa una cosa fighissima: appena sono entrato, gli hanno regalato un sacco di gemme. Adesso vi faccio vedere. Quindi, GG, perché veramente io non è che ho tante gemme, ragazzi. Io sto cercando di avere tutto il possibile. Quindi, questi sono gli inizi di episodio che ci piacciono tanto, ragazzi. Quando il gioco ti regala le robe. Dai, molto bene. Quindi vi stavo dicendo, sono contento perché mi hanno regalato un sacco di gemmine. E infatti siamo arrivati a 21 gemmine di quelle dorate, che serviranno ovviamente per summonare la waifu incredibile, che non è la prima waifu del primo bundle dell'1.1, ragazzi, ma è l'altra, quella che vorrei io. Con calma, qui ci stanno robe da fare. Allora, oggi il ping mi sembra che va meglio, questa è una cosa positiva. Adesso ci facciamo pure qualche summon. Infatti adesso abbiamo pure 11 di queste azzurre, ragazzi. Quindi io direi di fare una bella summon. Tante volte troviamo Verina, che a quanto pare è la più forte di tutto il bundle, dovrebbe essere un healer. Quindi 3-2-1, vai! Verina incredibile, pazzesco assurdo, 5 stelle! Niente, ragazzi, mi sono concentrato. Diciamo che su Wuthering Waves la fortuna per adesso ancora non è venuta. Spero venga con la waifu che sto cercando, però, come dire. Vabbè, abbiamo trovato una spada 4 stelle, che non è malvagia come cosa, dai. Allora, queste qui 6 me le voglio tenere. Tante volte trovassi la super waifu del bundle numero 2, vorrei provare a summonare la sua arma con questi frammenti. Questa è la prima waifu incredibile. Vedete, ho 26 sferette dorate, sarebbero 2 pull, quasi 3. E non avendo mai trovato io un 5 stelle, dovrei essere vicino al 50-50. Però lei adesso la proveremo sicuramente, perché mi interessa tantissimo vedere il suo stile di combattimento che ha fatto impazzire la gente. Quindi, eventi. Questa è l'isola nuova, questa è la sua missione. Eccola qua. Ah, lei tipo usa il potere del drago Sus, quindi secondo me potrebbe regalarci forti emozioni, eh. Vediamo un po'. Ok, ah, ci abbiamo i lì pure. Wow, wow, fermatela questa, oh. Ma che diavolo gli attacchi fa? Bro, the damage. Cioè, ecco, era il Drago Sus? Cioè, è praticamente, vola pure? Cos'è che non fa questo personaggio, ve lo dite? Wow, ragazzi. Va bene. Ok. Evoca il Drago Sus, fa le combo col Drago Sus, fighissimo. Che poi quello è il Drago Sus che abbiamo incontrato all'inizio della serie, no? Questo pure voglio provare, perché l'ho sbloccata ma non l'ho mai provata. Tanto per 2 gemmine Sus, va. Testiamo pure lei, va. Questa ce l'ho perché me l'hanno regalato dopo il quinto giorno. Come attacca lei? Vediamo un po'. Ah, lei usa il ghiaccio. Ah, questa è l'altra super forte che mi hanno detto pure. Ok. Ok. Sì, lei usa il potere. Com'è la ulti? Beh, dai, non è male. Pure la ulti è figa. Lei invece? Wow, fa l'esplosione Sus. Carino. Carino. Vabbè, lei praticamente è la key di Wuthering Waves, mi sta facendo capire. Carino. Dungeon non l'ho mai provato, però pure Dungeon. Ma mi sa pure lei, ciò, ma non l'ho mai provato, ragazzi. Dai, vediamo una botta di vita. Ok, è molto fast lei, mi piace. Figo. Ma lei c'è in tutti i team, praticamente, questa qua, eh. Da ulti? Carino! Beh, è fortina pure lei, eh! Figo! Carino la combo quando entra! Figo! Ecco, una cosa bella di lei che è molto AOE, mi piace! Figo! Mi piace. Wow. Dai, ultimo su di lei, dai. Diventano pure gli occhietti rossi. Carino, carino, carino. Usa 2 katane. Carino. Non male pure lei. Allora, a questo punto,
Abbiamo visto la waifu nuova. Sto pensando. Infatti noi stavamo andando da quella parte, ragazzi, me lo ricordo. Stavamo finendo la missione del nostro amico Ling Yang. Finiamo quella missione, ma... E tra l'altro mi sono visto che, a quanto pare, Wuthering Waves è arrivato terzo, se non sbaglio, per quanto riguarda le vendite del gacha di questo mese. Quindi non male. Quindi, ragazzi, sono, diciamo, abbastanza fiducioso del fatto che, non avendo trovato ancora praticamente niente di 5 Star Series, il gioco, speriamo, vi faccia trovare almeno quel personaggio incredibile lì. Eccolo qua. Lion Boy Time. Ah, ok, dobbiamo arrivare qui dietro senza farci vedere, va bene. Ma intanto attiviamo il teleport, ragazzi, perché non vorrei tornare di nuovo a piedi qua un'altra volta. Ok, dobbiamo hackerare questo affare. Allora, questo è così. E questo è così. Ragazzi, quel giochino che ho avuto per telefono mi ha salvato, vedi? È stato fatto apposta per farmi giocare a Wuthering Waves. Dungeon time? Dai. Entra. Solo challenge? Beh, penso che ce la possiamo fare, ragazzi. Cosa c'è? Un mega cinghiale boss? Sarebbe carino. Ah, possiamo usare Lion Boy. Ecco, questo mi incuriosisce perché non l'ho mai usato. Ce l'ho, ma non l'ho mai usato. Vai. Oh, vai. Combattimento incredibile. Vediamo come combatte. Colpi di Kung Fu incredibile. Vabbè, non è terribile, dai. Mi non promette bene. Grande. Bella schivata, Robert. Carino. Attacco in salto con la testata sus, figo, figo, mi piace. Ah, ok, fichissimo, ha un attacco in salto più forte degli altri. Ok, sus. Ok, andiamo avanti. Ah, sono caduto su delle spine, mi sono fatto male, va bene. I livelli sus mi fanno troppo ridere perché sono così strani. Però ci sta. Ah, devo usare per forza lui. Eh sì, ragazzi, lui ha attacco in salto della vita. Carino. Ok, andiamo avanti. Ma quanto stiamo scendendo? Scusatemi. Stiamo scendendo tantissimo comunque. Quello è un mega orso, ragazzi. Ok, qui dobbiamo salire. Ragione. Dice che se ti fai colpire da una di queste punte incredibili fa più male di tante altre cose. Beh, ha senso. Sono giganteschi. Ah, noi stiamo cercando delle piante. Ok, prese. More tacit discords. Dei cinghialotti, vabbè, ci sta. Ah, vedi i lupotti sus? Allora, vediamo un po' come la ulti del Lion Boy. Ah, ok, vado in uno stato in cui posso usare solamente questo. Vabbè, è carino. Sì, beh, è carino l'idea. Ma ragazzi, il mega orso ci ha guardato e se n'è andato, vabbè. Ha visto quanto è bella Rover e ha detto, vabbè, ma chi me lo fa fare a mangiarmela, va? No stopping. Good luck once it's on your side. I didn't expect the inside of this cave to look like this. Molto bella sta grotta comunque. So beautiful. È vero, molto bello. This plant only grows in dark places. Un esercito di maiali incazzati. Drumbeat strong, ill fortune's gone. Adoro il fatto che se fai la ulti puoi combattere in questo modo sus, carino. Carino. Comunque, guarda, il Lion Boy non è male, lo sai? Io pensavo facesse molto meno danno, invece... Se la cava, mi piace. Ok, ci vuole far vedere il suo spettacolo. Vabbè, ci sta. Questo mi ricorda molto il personaggio che sta pure in Genshin, che fa le stesse cose. Guardalo. Mi fanno troppo ridere questi suoni sus che fa, è fantastico. Addirittura. Wow. Guardalo. Fierissimo. Oh, ragazzi, la Lion Boy è tanta roba, eh? Non male. Carino. Ecco fatto. Ci hanno regalato dei campanellini. Va bene. E siamo saliti anche a livello 18. Molto molto bene, ragazzi. 100 gemmine. Direi alla grande. Non male. Allora, qui mi ha sbloccato un boss che non ho fatto. Andiamo a fare quel boss, va. Che livello è?
Non promette bene. Proviamo a fare i laurti sotto, che magari questa gli potrebbe fare un bel po' di danno. Ok. Vabbè, no ragazzi, va bene, facciamo abbastanza danno. Ok, facciamo un po' di fuoco. Una ulti sotto il culetto. Facciamo la ulti. Ok. Dai che li stiamo per spaccare, mi sa l'equilibrio. Ok. Ok, mazza quanto è dura, ragazzi. Ragazzi, sta andando giù piano piano, eh. Perché parliamoci chiaro, non è che ho un team super forte, quindi. Ok, andava giù. GG, ragazzi, il tartarugone è ammazzato. Prossima volta elimineremo qualcun altro. Allora, io direi intanto di andare a sbloccarci il teleport che sta qui sopra. Dritto per dritto. Poi mi fa ridere perché io ho veramente un team che penso sia super tank, perché abbiamo lei che è mezzo tank, Rover che fa danno e poi abbiamo Lealer. Quindi alla fine blocchiamo pure questo teleport qua giù. Ok, ho sento Susa. Volevo aspettare l'altro orso. Grande. Ulti. Ecco fatto. Ok, andiamo a vedere cos'è questo Target Field, che mi dice che posso comprarci roba. Boh, vediamo un po'. Sono contento, ragazzi, che oggi la connessione è andata decisamente meglio dell'altra volta. Dei luoghi dove posso farmare i materiali? Tipo Genshin, appunto. È a tempo però, non promette bene. Swift and resolute. Evils be gone. Ah, ma spawnano all'infinito. Uno su quattro. Mi sa che siamo un po' debolini però per farla tutta, eh. Mi sa che ci dobbiamo tornare tra un po' qua. Ci provo, ragazzi, ma non lo so, eh. Con calma, vediamo un po'. Ok. Claim reward. Sì. Cosa abbiamo guadagnato? Ah, ti droppano. Ok, ti droppano materiali. Ok, figo. Ragazzi, direi assolutamente no, ma abbiamo fatto un sacco di livellini. Per la prossima volta cerco di mettermi qualche oggettino nuovo che abbiamo trovato. E andiamo avanti con la missione principale. Oppure facciamo pure la missione della nostra waifu dragona Sus. Che non è male. Mi sa che ce l'abbiamo, eh. Fa vedere la missione quest. Ah, livello 14. Però della main quest. Ah, ok, dobbiamo andare avanti con la missione principale per poter fare la missione sua. Prossima volta quindi andremo avanti con la missione principale e continueremo la nostra avventura all'interno di Wuthering Waves, nella speranza incredibile di farmare abbastanza sferette e trovare il nostro primo 5 stelle incredibile, che secondo me potrebbe regalarci delle forti emozioni. Incredibile! Ragazzi, che cosa secondo voi? Ci vediamo al prossimo episodio.